Eccoci qua, siamo al terzo video, quindi nel primo video ci siamo installati Binance o come insomma un exchange centralizzato e un wallet decentralizzato, MetaMask o Trust Wallet. Nel secondo video che cosa abbiamo fatto? Ci siamo aggiunti la rete di Binance su MetaMask perché ci compariva soltanto la rete di Ethereum, ok? Quindi ora abbiamo sia la rete di Binance che la rete di Ethereum con i nostri BNB. Ora poi siamo sul nostro exchange centralizzato che può essere Binance, Crypto.com, eccetera. Abbiamo o depositato gli euro oppure ci siamo inviati da un altro conto o da qualcuno ci ha inviato. Adesso questi sono cavoli vostri. Come fate? Una criptovaluta oppure avete gli euro. Quindi se avete gli euro è molto, cioè molto semplice, basta semplicemente, adesso vi faccio vedere come si fa, dovete acquistare una criptovaluta. Se avete una criptovaluta invece, che può essere Stellar o un'altra, dovete trasformarla in BNB, ok? Quindi come fare? Quindi, visto che per alcuni Binance e tuttora ad esempio anche per me Binance può sembrare complicato, che sono 100.000 funzioni, non è che neanche io le conosco tutte, come neanche voi immagino le conoscerete tutte. Vi interessano quelle più importanti, cioè quelle più importanti sono wallet, che vuol dire portafoglio, e quindi wallet spot, e quindi arrivate su questa pagina dove ero già adesso. Seconda roba che vi interessa, cioè vi interessa giusto due, veramente due robe vi servono, quindi non è che sia tutta sta roba. E l'altra cosa che vi interessa è andare su trading e cercare di pagare meno commissioni possibili. Come fare? Andare su trading base, perché è semplice e si paga già poche commissioni. Qua vi fa vedere due robe, insomma vi spiega delle cose, ma non c'è bisogno perché ve le spiego io. Arrivate su questa roba qui, ecco, se prima vi sembrava difficile, adesso vi sembra ancora tutto più difficile, invece no, è tutto molto semplice, tutto molto facile, adesso vi spiego come fare. Allora, se avete, vediamo se qua compare, perché, ecco, se avete euro, è molto facile perché dovete andare a BNB euro e andate su mercato qui, cioè vuol dire che l'acquistate al prezzo di mercato e dovete fare, cioè naturalmente non devi fare vendi BNB, ma devi fare compra perché tu devi comprare BNB al posto di euro. Avete i vostri euro, selezionate la quantità di euro che volete spendere per acquistare BNB, fate tipo il massimo, che cacchio ne so io, 70%, insomma, selezionate quanto volete spendere. E qua vi darà i BNB, diciamo il cambio di il corrispettivo per i vostri euro che volete spendere in BNB. Fate compra BNB ed è andato tutto molto positivo. Cioè va tutto, insomma, avete acquistato i vostri BNB e quindi poi ve li trovate nel wallet spot. Adesso vi faccio vedere un esempio. Io invece ho BUSD. Se invece volete scambiare una criptovaluta che voi avete già, quindi non so, o vi mandate Stellar che ha poche commissioni, oppure nel mio caso io ho BUSD per comodità perché me ne sono inviati da un altro portafoglio. Cosa dovrò fare mai? Cercare BUSD contro BNB, ok? Quindi ecco, tipo scrivo BUSD e non mi esce, vedete che non mi esce BUSD contro BNB. Quindi come fare? Fate al contrario, BNB contro BUSD e vedete che mi esce. Ecco, come sapere, tipo queste sigle che magari io effettivamente con facilità sto dicendo. E come si fa a sapere? Andate sulla Bibbia. La Bibbia nel mondo cripto è CoinMarketCap. Andate sulla Bibbia e cercate una criptovaluta che vi interessa. Quindi, che ne so, Binance, no? Quindi io non so l'acronimo di Binance, vado qua e c'è scritto BNB. Vabbè, Bitcoin lo sapete tutti, insomma ce ne sono 100.000 adesso. Per capire l'acronimo, se non sapete l'acronimo, a parte che la potete cercare su Google, vi esce l'acronimo, però ecco, per comodità CoinMarketCap, imparate ad utilizzarlo, poi magari faremo un video apposta su CoinMarketCap. Anzi, sicuramente lo facciamo perché è fondamentale. Quindi troviamo la nostra coppia BNB BUSD, ce l'abbiamo, forse sì. Questa cosa la faccio anch'io perché così vi faccio vedere tutti i passaggi. Quindi, come possiamo capire se ce l'abbiamo andando qui, BNB BUSD, questo è il grafico, vi fa vedere tipo in questo momento un BNB, scusate, sì, un BNB vale 610, che cosa? BUSD. BUSD è un stablecoin, vuol dire che è, diciamo, ha un prezzo fisso, stabile, ancorato a cosa, quindi
è stabile perché? Perché è ancorato al dollaro, quindi vuol dire che praticamente un BNB è uguale a un dollaro, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che 610 cos'è? Sono praticamente come se fossero dollari, quindi un BNB in questo momento è 600 dollari. Perfetto, a noi non ci interessa questo, a noi interessa avere questi benedetti BNB, perché a noi interessa portare BNB su MetaMask, questo è il nostro obiettivo. Perché poi una volta che noi abbiamo i BNB possiamo fare 90% delle cose le possiamo fare. Quindi dobbiamo comprarci questi benedetti, dobbiamo scambiare questi benedetti BNB. Quindi sicuramente non facciamo vendi, ma facciamo compra. Facciamo mercato perché è più veloce, perché sennò ci sarebbe altre soluzioni, ma non sto qua a raccontarvele, magari poi le vedremo comunque se volete approfondire voi, c'è anche il limite, cioè volete acquistare. Se volete impostare un ordine, quindi dite tipo acquistami BNB quando arriva, non so, a 500 dollari, allora potete impostare un ordine di acquisto. Fate, non so, selezionate il massimo e scrivete qui quando BNB arriva a 500 dollari. Scusate, 500. Cosa vuol dire? Vuol dire che io metto i BUSD. Ecco, vedete, 200 BUSD che ho in questo momento, li metto tutti e quando se mai quando e se mai BNB arrivasse a 500 dollari, ok, lui mi fa partire quest'ordine. Quindi ad esempio mando, faccio vedere questa prova, vedete che mi esce qua l'ordine è stato creato, lo trovate qua sotto. Vuol dire che quando arriva, se mai arriva a 500, praticamente lui mi acquista quanto 0,4 BNB e quanto avrò speso 200 BUSD, cioè insomma, una cosa molto easy, molto semplice. Può essere utile perché così impostate un ordine. Va bene, insomma, togliamolo perché poi una volta che magari cambiate idea, non volete toglierlo perché magari non è andato in porto oppure ci sta mettendo troppo, fate cancella e vi sono tornati i vostri BUSD a disposizione. Infatti se io vado su Wallet, Wallet Spot, mi troverò di nuovo i miei BUSD. BUSD qua, 200, perfetto. Quindi vi faccio vedere di nuovo il passaggio ancora una volta. Quindi base, trading, base. Selezioniamo, vedete che qua è tornato Bitcoin USD. No, a noi non interessa questo, ci interessa BNB contro BUSD. Tac, selezionato, vi compare qui. Poi, per non perdere troppo tempo, andiamo a mercato, lo acquistiamo direttamente al valore che è in questo momento, quindi 610, 609, quel che è. Quindi, compra BNB, dobbiamo selezionare, io voglio comprare 200 dollari, quindi 200 BUSD di BNB, faccio il 100%, ok? E vedete, disponibile 200 BUSD, ve lo fa vedere 100%, e vi fa vedere che in questo momento vi acquistate praticamente 0,327 BNB. Io faccio compra. L'ordine di acquisto è stato creato, bam bam bam. Cosa vuol dire adesso? Vuol dire che io ho acquistato quello che c'era scritto qui, 0,37 BNB. Quindi se io adesso vado sul mio portafoglio, quindi vado su Wallet, Wallet Spot, cosa mi troverò mai? Non mi trovo più BUSD, anzi mi trovo quello che è rimasto, 0,49, pochi centesimi, ma mi trovo 0,3267 BNB. Perfetto, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inviare questi benedetti BNB, quindi dobbiamo fare prelievo, ok? E li dobbiamo inviare dove? Al nostro MetaMask. Come facciamo a inviarli? Dove li inviamo? Questo è il nostro indirizzo, dobbiamo inviarli a questo indirizzo qua, quindi copiamo l'indirizzo e li dobbiamo inviare. Come si fa? Qua c'è tipo un libro adesso lo vediamo con calma, c'è un libro allora, per sicurezza, Binance tipo vi fa aggiungere prima l'indirizzo, cioè vi dice aggiungi questo indirizzo che così noi sappiamo sicuramente perché se l'hai aggiunto tu vuol dire che è un indirizzo sicuro, quindi vuol dire che è un vostro indirizzo che voi conoscete e quindi è diciamo tra quegli indirizzi sicuri. Adesso, come si fa a fare sta cosa? Basta semplicemente andare su gestione degli indirizzi. Ok, adesso qua ci sono alcuni indirizzi già, fare aggiungi indirizzo,
moneta, selezionate la moneta che vi interessa.